Buonasera a tutti, benvenuti alla seconda edizione quotidiana del nostro telegiornale che apriamo ancora con la cronaca, un episodio inquietante dai contorni ancora poco chiari avvenuto oggi a Grottazzolino nel Fermano, dove una donna di circa 60 anni è stata aggredita. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella dei maltrattamenti domestici. Il presunto protagonista del fatto sarebbe stato identificato e si tratterebbe di un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Maggiori particolari nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Poco prima dell'1:30 della scorsa notte, i vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti sulla strada statale 746, denominata delle Regioni, per un incidente che ha visto lo scontro frontale di due autovetture. I pompieri hanno provveduto ad estrarre i due occupanti con attrezzature specifiche in dotazione per questo genere di soccorso e quindi gli stessi sono stati presi in consegna dai sanitari per le cure del caso. Successivamente sono state messe in sicurezza le macchine coinvolte e l'intera zona incidentale. E cambiamo decisamente argomento perché oggi è stata la prima attesissima giornata del Carnevale di Fano, il più dolce dal 1347, con un'imponente presenza di pubblico anche per le buone condizioni meteorologiche. Lo ha seguito per noi Stefania Bonomi, vediamo. Prima domenica di Carnevale 2024, il carnevale più storico e più dolce d'Italia. Ed effettivamente sembra che quest'anno addirittura siano stati due quintali di cioccolatini pronti per essere lanciati. Noi il getto non l'abbiamo ancora visto, abbiamo visto la prima sfilata dei carri. L'argomento di quest'anno è fuori dalle righe e fuori dagli spazi. Ed infatti tutti i carri sono stati ideati e realizzati proprio per cercare di seguire questo argomento. Tra i carri più importanti, il primo è stato quello della scarpetta rossa, è stato un carro dedicato alla violenza sulle donne. È arrivato questo carro con questa bellissima scarpa rossa e intorno al carro c'erano tutti gli ex poliziotti, proprio per portare una parola, un ricordo alle vittime della violenza femminile. Un altro carro molto importante è stato quello del Pupo, il carro dedicato al Pupo. Il Pupo è il personaggio che rappresenta il Carnevale 2024. Quest'anno il Pupo è stato dedicato alla direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi. Poi sono seguiti tanti altri carri, un carro particolare è stato il Mangiasogni, un altro carro molto particolare è stato quello dedicato all'intelligenza artificiale. Ho visto l'AI che bacia lui sul famoso tormentone che quest'estate abbiamo sentito, ho visto lei che bacia lui che bacia lei. Realmente l'AI sarebbe intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque sia, anche se l'intelligenza artificiale è arrivata ovunque, da tutte le parti, non riuscirà mai a sostituire quello che può essere il sentimento di un bacio, quello che si può provare quando si bacia un'altra persona. Naturalmente noi abbiamo ancora tanto da fare, ricordiamo che il carnevale non finisce qua, perché il carnevale, questa è solo la prima domenica, poi si ripeterà domenica 4 e si ripeterà ancora domenica 11, dove appunto ci sarà l'ospite speciale. Prima cittadino di Fano non poteva mancare. Questo è un carnevale particolare, bello, con un tema anche molto diverso dal solito, perché c'è uno stacco tra la storia, e il nostro è un carnevale storico, e il futuro. Sì, intanto il carnevale è colori, è allegria, è divertimento, è maschera. Ma nello stesso tempo il Carnevale ha anche qualche messaggio, ogni anno vuole affrontare anche temi delicati della nostra società. È il Carnevale più antico al mondo, ma vuole essere anche moderno. Comunque con questa prima sfilata devo dire tantissima gente ed è bello, questo significa che il Carnevale piace, si lancia l'edizione 2024 con tutti i suoi bei carri e soprattutto con tutte le sue maschere. Torniamo per un attimo alla cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti ad Ancona, nei pressi di Via Torresi, dove notavano diverse persone agitate nei pressi di un esercizio commerciale. Qui venivano avvicinati da due soggetti di 35 e 40 anni di origine tunisina che riferivano
di una discussione poi passata alle vie di fatto occorsa all'interno di un locale ed indicavano altri ragazzi come gli aggressori. Uno dei due mostrava inoltre una ferita al dito sanguinante. Effettivamente i due extracomunitari erano entrati nel locale ed avevano ordinato da bere, pretendendo di portar via le due birre senza pagare, e dal rifiuto del proprietario uno dei due dava in escandescenza scagliandosi contro alcuni espositori ubicati nel negozio. Il comportamento dei due soggetti faceva intervenire alcuni avventori del locale che, spintonandoli e aggredendoli verbalmente, gli agevolavano la fuga all'esterno del locale, ove poi incrociavano i poliziotti. Sul posto veniva richiesto l'intervento di personale sanitario per le cure del caso e la situazione veniva portata alla tranquillità. E facciamo pochi chilometri ed andiamo a Torrette per segnalarvi il disagio degli autisti contro la sosta selvaggia nei pressi dell'ospedale. Claudio Comirato. Protestano i conducenti delle ambulanze, compresi quelli del 118, ma anche gli autisti della Conero Bus. Il tratto di strada finito nel mirino di questa contestazione è la corsia che costeggia l'ingresso principale dell'ospedale regionale di Torrette, dove la sosta selvaggia è praticamente di casa. Nella corsia che dalla rotatoria, posta nei pressi della facoltà di medicina e chirurgia, risale in direzione dell'elisoccorso, nonostante il divieto di sosta e di fermata, peraltro ribadito da tanti cartelli stradali, le auto vengono parcheggiate ovunque, rotatorie comprese, così come non c'è nessun rispetto per gli spazi riservati ai donatori di sangue. Macchine che arrivano al punto di ostacolare anche l'ingresso al parcheggio a pagamento. In poche parole, su due corsie presenti lungo la carreggiata, una è perennemente occupata da queste vetture, il che crea una serie di problemi sia ai conducenti delle ambulanze che a quelli della Conero Bus. Come se non bastasse, oltre alla sosta selvaggia, soprattutto la mattina, in zona si registra sempre una certa coda, in quanto le auto che trasportano i pazienti o i familiari dei ricoverati si fermano proprio di fronte all'ingresso principale dell'ospedale, bloccando il traffico. Corsia quella a salire che, ricordiamo, vede ogni giorno il transito di decine di ambulanze del 118 dirette verso il pronto soccorso. Sosta selvaggia che non tiene conto dei parcheggi presenti in zona, anche quelli gratuiti connessi alla cittadella ospedaliera, dal ponte Cavalcavia che arriva in via Metauro. Nonostante i cartelli stradali, si continua a parcheggiare ovunque, e pensare che in questo tratto di strada, siamo in via Conca, potrebbero intervenire per sanzioni amministrative il personale della Polizia Municipale. Se di fronte all'entrata principale di Torrette regna il caos, la situazione è notevolmente migliorata, e questo va sottolineato, nei pressi dell'emodinamica, dove l'azienda ospedaliera ha dovuto mettere in servizio un vigilantes proprio per evitare la sosta selvaggia negli spazi riservati alle ambulanze. Problemi che invece persistono nel piazzale antistante l'emodialisi, dove gli autisti delle ambulanze non sempre trovano posto. Fermiamo il disastro ambientale e con api non si vola più. Sono due scritte che campeggiavano i striscioni mostrati durante una manifestazione con corteo che si è svolta ieri pomeriggio a Falconara, promossa da alcune associazioni ambientaliste e non solo. Un'iniziativa molto partecipata che, secondo gli organizzatori, ha coinvolto circa 5.000 persone provenienti non solo dalla provincia di Ancona ma anche da Abruzzo, Puglia, Emilia Romagna e da Roma. Tra i manifestanti anche uno striscione dei centri sociali delle Marche. E ci siamo occupati spesso nei giorni scorsi della possibilità del terzo mandato per i sindaci nei comuni da 5 a 15 mila abitanti dopo il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, mentre nessun limite ci sarà per i centri più piccoli. Abbiamo sentito uno dei sindaci potenzialmente interessati, il primo cittadino di Urbino, Maurizio Gambini. L'intervista. Ecco, questo fatto del terzo mandato mi ha fatto un po' anche sorridere. Chiaramente sono felice che sia stato approvato, perché riguarda tante amministrazioni, tanti comuni, mi pare 1500 in Italia, 1200, adesso non mi ricordo il numero, però quando si scriveva sulla stampa si scriveva che a Roma ieri facevano il mandato, il terzo mandato per Gambini, come se l'avessero fatto solo per Urbino. Invece ci sono tanti comuni anche importanti come Vallefoglia, come Colli al Metauro, come Fermignano, come Urbagna, come Cagli, tutti che hanno questa i sindaci che hanno questa possibilità, si hanno governato bene e se sono rivotati dai cittadini, perché questa è la cosa importante, non è che uno si candida per acclamazione e quindi si nomina per acclamazione, bisogna essere votati.
Io, per quello che mi riguarda, con la mia maggioranza che mi chiede a gran voce di continuare questo percorso, dovremmo fermarci, decidere cosa vogliamo fare per il futuro, perché io non mi candido tanto per candidarmi eventualmente, ma voglio sapere cosa facciamo anche con il peso che Urbino può avere a livello provinciale per sbloccare determinate situazioni che spesso rimangono bloccate perché non si prendono le decisioni. Allora è opportuno parlare prima dei programmi, ma che non riguardino solo i singoli comuni, ma che riguardano tutta un'intera provincia che deve svilupparsi e deve creare le infrastrutture per far sviluppare questi territori, soprattutto ovviamente quelli dell'entroterra che sono più penalizzati, come noto a tutti. Quindi ecco, questo momento storico è particolarmente felice perché insieme a questa ciliegina sulla torta del capoluogo a Urbino c'è anche tutto il resto che la regione, gli altri progetti che la regione si sta portando avanti, come la Pedemontana, come la Fano Grosseto che il 12 viene cantierata nuovamente dopo 30 anni mi pare, di tanti discorsi, tanti ragionamenti. Questo significa che questo governo regionale, questo governo nazionale sta veramente operando in modo attivo e efficace. Quindi ecco, quindi diciamo che da oggi sono un po' più felice perché abbiamo, questo paese ha veramente la possibilità di crescere con questo governo. Da una parte la buona patrimonializzazione e la capacità di accedere ai fondi pubblici che consentiranno di mettere a terra oltre 100 milioni di investimenti nell'anno in corso per garantire un alloggio agli aventi diritto, ma dall'altra tanti problemi da risolvere tra morosità, IMU e bandi non predisposti né pubblicati da molti comuni, assegnazioni per oltre 500 alloggi che procedono a rilento per problemi burocratici e di interpretazione delle norme. Il 2024 di ERAP Marche, che cura la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di oltre 15.600 alloggi nel territorio regionale assegnati a quei cittadini che ne hanno diritto in base alle gradatorie stabilite in seguito a bandi pubblicati dai singoli comuni, si annuncia molto intenso. È il senso di un comunicato stampa diffuso oggi in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2024. Ente più efficiente ma con qualche complessità, ha commentato il presidente Saturnino Di Ruscio. Ed è stato presentato il progetto della nuova scuola primaria dalla chiesa a 100 buchi di Monteprandone, il servizio di Benedetto Marinangeli. Presentato a Monteprandone il progetto per la realizzazione del nuovo plesso scolastico della scuola primaria Carlo Alberto dalla chiesa di via Benedetto Croce a 100 buchi. L'opera pubblica verrà realizzata attraverso la demolizione e la ricostruzione del plesso B. La nuova scuola potrà così ospitare un totale di 225 alunni suddivisi in 9 classi. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Sergio Loggi, gli assessori Daniela Morelli e Cristian Ficcadenti e la dirigente scolastica Roberta Capriotti. Un momento estremamente importante per il comune rivierasco. Partiamo con un investimento di quasi 5 milioni di euro presso la scuola Carlo Alberto dalla Chiesa. È un giorno importante perché comunque diamo al patrimonio scolastico un nuovo edificio. È un edificio di ultima generazione, è un edificio antisismico, c'è l'abbattimento del vecchio edificio, quindi l'abbattimento del plesso B, per poi realizzare una struttura nuova, ma a questo va anche aggiunto nella progettazione un nuovo spazio che è uno spazio per attività sportiva, quindi abbiamo uno spazio cosiddetta, diciamo, è una palestra all'interno della scuola Carlo Alberto dalla Chiesa. Fondi che arrivano al PNRR, a questo va aggiunto anche la nuova mensa, sempre all'interno del polo scolastico Carlo Alberto dalla Chiesa, per un investimento di circa 1.200.000 euro. Quindi alla cittadinanza di 100 buchi veramente diamo un patrimonio scolastico importante. Cambiamo ora decisamente argomento perché è stata una serata toccante ed emozionante quella di ieri ad Ancona in occasione della giornata della memoria, raccontata la Shoah attraverso le canzoni ma anche il cinema. Vediamo. Non basta non dimenticare, conoscere soltanto con la mente, occorre non scordare, non far uscire dal cuore. Con queste parole di Lucrezia Ercoli si è concluso ieri sera ad Ancona lo spettacolo La banalità del male,
evento di chiusura della giornata della memoria, che ha voluto celebrare il ricordo della Shoah attraverso le chiavi della pop filosofia e il contributo che la cinematografia ha dato al racconto dell'Olocausto. Lo spettacolo inedito ha voluto raccontare come il cinema ha affrontato il tema dell'Olocausto e della Shoah, impreziosendo la narrazione attraverso alcuni punti di vista filosofici, come quello di Adorno, secondo cui era impossibile fare arte dopo la Shoah, scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto barbarico, fino alla famosa teoria di Hannah Arendt sulla banalità del male, che ha dato il titolo allo spettacolo. Il docente Andrea Minuz ha tenuto una lezione sul tema della Shoah attraverso tre film che, pur nella loro differenza artistica e narrativa, hanno segnato uno spartiacque nel racconto dell'Olocausto: Schindler's List di Steven Spielberg, La vita è bella di Roberto Benigni e Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Toccanti ed emozionanti le esecuzioni live della Band Factory, che per l'occasione ha arricchito l'ensemble con la voce chiarissima della piccola Asia Sardella, soli 7 anni, che in apertura ha cantato Gam Gam, e poi ancora la musica del violino con la colonna sonora di John Williams per Schindler's List, ma anche brani che hanno raccontato Auschwitz, come l'omonima canzone di Francesco Guccini. Una serata realizzata in collaborazione con il Comune e con la comunità ebraica della città dorica, rappresentata da Marco Ascoli Marchetti, e che ha registrato il tutto esaurito con spettatori prenotati provenienti da tutte le Marche. Brevissime anticipazioni calcistiche, visto che tra poco torneremo in diretta con le Marche nel pallone. In Serie D di calcio, successi casalinghi pesanti per il Fossombrone, che ha battuto 3-0 il Real Monterotondo, e per l'Atletico Ascoli, che in uno scontro diretto delicato per la salvezza ha sconfitto in casa appunto il Matese con una rete nella ripresa di Minicucci. La Vigor Senigallia con tenacia è riuscita nel finale ad impattare il match casalingo con il Chieti. Sempre più equilibrato il campionato regionale di eccellenza, dove la capolista Civitanovese perde in casa il derbissimo con la Maceratese per effetto della rete di Gomissa d'inizio ripresa. Ora i rossoblù hanno un solo punto di vantaggio su Montecchia e Montegranaro, che hanno battuto in casa rispettivamente Montefano e Iesi. Con il telegiornale mi fermo qui, ringraziandovi per la cortese attenzione e dando la linea alle previsioni meteo. Buon proseguimento di serata. Asset Farmacie Comunali. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, che vedrà ancora alta pressione sul Mediterraneo centrale, sull'Italia e su buona parte dell'Europa centro-orientale. Terrà lontane nuove perturbazioni ancora per un bel po'. E infatti, se controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, vediamo che di nuvole ce ne saranno ben poche. Questa nuvolosità che vediamo sull'Europa occidentale non riesce ad avanzare, frenata appunto dall'alta pressione. E di conseguenza anche niente precipitazioni. Senza nuvole, come fa a piovere o nevicare, quindi ancora per diversi giorni non vedremo appunto precipitazioni significative. Però attenzione anche a nebbie e foschie, perché alta pressione in inverno significa anche tanta umidità, e in pianura padana in effetti il cielo spesso si presenterà grigio, non solo nelle prime ore del giorno ma alle volte anche nelle ore centrali, per la presenza appunto di foschie anche dense. Nel resto del paese sole protagonista e con temperature dove c'è il sole sopra la norma. Per i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.